Raghi, oggi reagirò a tutti quei TikTok più strani e cringe di Roblox. Iniziamo da questa che ci fa vedere una particolare parrucca, un particolare coso di capelli. Guardate dove cavolo glielo mette! Non glielo mette in testa, glielo mette lì sotto sul sedere. Ma vibra, ma è orribile! Ma sembra che c'hai i peli del sedere che non ti fai! Allora, ora io penso che questa tizia volesse fare qualcosa di brutto, però non ha senso! Raga, mi fa ridere sacchissimo. Poi alla fine del video la tizia che è sdraiata gli fa tipo: "Che cacchio!" Guarda, la sua mi ha scritto: "Che cacchio!" Oh, questi sono i voice reveal, quando i ragazzi fanno sentire la loro voce, diciamo, alle loro prime fidanzatine, no? E allora si mettono fuori una voce così come se fosse grossissima. Ok, ve lo faccio sentire. Hey baby girl. L'abbiamo sentito tutti che ha fatto "Hey baby girl!" Sforzatissimo. Ma ora ci proverà lui, vediamo. Hey baby girl! È un gremlin! Oh mio Dio, raga, voglio risentirlo, ti prego, dimmi che questa era una battuta. Hey baby girl! Un goblin, qualcosa del genere! Di questo mi fa ridere che questa ragazza cerca di essere fighissima, ok? A un certo punto però arriva questa persona proprio nello sfondo, guardate, sta qui, che tipo la guarda e vola via. Non lo so, muore. E poi oltretutto le dicono addirittura nei commenti che molte persone stanno cercando di farla bannare. In realtà forse hanno ragione, queste cose non si possono fare su Roblox. Poi ovviamente ci sono quelle persone che cercano vestiti sexy. Oh mio Dio, che ne su Roblox Max si può scrivere quella parola. E allora sono costretti a cercare bikini. Raga, ma è un bikini, ci vai al mare. Non lo so, secondo me sembrano un po' esagerati, voi che ne pensate? Oppure guardate questo che cringe, raga, c'è un ragazzo seduto e uno che balla. Oh, bravo ragazzo! Raga, che cacchio? Poi 18 più cos'è? Non ho capito, è so cringe, so brutto. Oddio, ma ancora peggio, guardate questa roba. Oh, poi gli slender, ti vi prego. Raga, sta cercando di far vedere i suoi muscoli, ma ha lo zaino conficcato nel fianco, tipo, guarda, ma scusa, ma gli fa tipo dentro lo stomaco. Oh mio Dio, ma io non riesco a vedere altro, c'è solo lo zaino che gli entra nella pelle, orribile! Questo invece vi farà davvero sentire male, siete pronti? Siete pronti a vedere la magnificenza? Eccola qui! Sì, i peli, vedete i peli di quello in basso a destra? Oh, tutti hanno dei peli, ma poi... Ma cos'era quella trasformazione? Scusate, devo rivederla! Oh mio Dio, e sapete chi vince? Il tizio sopra che ha il vestitino blu. Raga, questo mi fa super ridere, guardate qui. Cioè, lei praticamente che muove il suo sederino e guardategli la faccia, è impassibile. Lei ha questo sguardo. Mentre muove il suo sedere. Mi fa troppo ridere, vi giuro. E un sacco di gente qui a destra che chiede la mappa, raga, vi giuro, no, vi prego, mi fate troppo ridere. Poi questa è una cosa che invece avrei fatto io se adesso io andassi a scuola, invece non ci vado più, però se fosse andato di moda Roblox mentre andavo a scuola avrei anche io disegnato una penna con la faccia di Roblox e i muscoli di Roblox, è troppo divertente, cacchio. Anzi, fatemi vedere un po' se voi avete fatto cose del genere. Questo è cringissimo, c'è lui che praticamente è seduto e lei che fa un balletto normale anche. E c'è scritto: "Il ragazzo con cui sono stata per un anno si è appena tagliato i capelli e è così brutto." E non lo sa, non gli ha detto niente, poverino il tuo ragazzo, oh mio Dio, immaginatevi stare con uno che pensa che i tuoi capelli siano uno schifo, però sta comunque con te, ma mollalo se non ti piace. Ragioni per cui dovrei essere un figo di Roblox che dai soldi alle tipe? Ho una bellissima voce, ma non ce la fa sentire. Sono così figo. E vi darò 1.000 Robux per Christmas. Sì, vabbè, per Natale. Come fa a darmi 1.000 Robux se lui è un noob? Cioè, gli servono a lui 1.000 Robux, scusami. Poi dice il suo username e ora lo andiamo a cercare. Raghi, lui si chiama Broken Ivan, Ivan il migliore di tutti. Non ha niente. Poverissimo, non ha mondi, non ha amici. Ha zero amici, ma raghi! Questa tizia mi sembrava un troll, mi fa il mio tipo. E ci fa vedere immediatamente tipo i copycat, non lo so se volete chiamarli slender. E poi loro. Quelli senza faccia, ma perché? Ma solo perché hanno i soldi, fammi capire. Ah, ok, solo perché hanno i soldi, perché senza faccia costa tipo 7.000 Robux o qualcosa del genere e il Core Blocks
costa tipo 30.000 Robux o qualcosa di vergognoso, che è la gambetta che hanno di solito lì sotto. Vedete, c'è una gambettina. Non lo so perché la gente vuole essere senza la gamba. Questa invece ci dice una cosa che ha aggiunto Roblox. Io sono scioccata, spero che l'abbiano tolto, fissato, non lo so. Ma che cacchio? Ma da quando ci sono? Ma io non le ho mai viste, ma non ho capito. Bah! Ma raga, voglio chiudere con la cosa più epica che vi piacerà da morire. Questo TikTok dice: quando io odoro le scorregge di mio padre. Ok, state a vederlo, guardatevelo tutto.